Eccoci, eccoci, ci siamo. Fine marzo 2023, andiamo a recensire a nostro modo questo Galaxy A34, nuovo arrivo della famiglia Samsung. E la famiglia Samsung, come sappiamo tutti, fa le cose fatte bene. E tutti gli utenti Samsung vanno sul sicuro, li conosciamo bene, sono quegli utenti, quella tipologia di utenti che non si fa non. A cui non piacciono per esempio le stupidaggini che faccio io. Però, come vedete, la famiglia Samsung non ti dà nemmeno il caricabatterie, solo la SIM e i librettini dentro. Andiamo a vedere lo smartphone, la prima impressione, perché l'ho preso, perché mi piaceva questo giallo. Mi ha fatto pensare un po' a un colore più o meno estivo, anche se me lo aspettavo più giallo, invece è tipo un cedro, è un giallo cedro. E oggi ce la facciamo in guanti rossi per l'occasione. Ce la facciamo in guanti rossi. In guanti rossi, non lo vorrei rompere, però non riesco a capire l'apertura di questa carta. Allora, ecco, in questo caso i guanti rossi sono una minchiata totale. No, no, però sono carini, mi sono piaciuti troppo che li ho dovuti utilizzare. Oh, andiamo a vedere lo smartphone. Come dicevo, gli utenti Samsung piace andare sul sicuro e hanno sicuramente chi segue questo tipo telefono piuttosto leggerotto per quanto è grande, chi segue questa tipologia di video sicuramente è un tipo che vuole le cose fatte bene, vuole andare sul sicuro, per cui Samsung vai sul sicuro. Sì, diciamo di sì, però io ho un'altra versione di tutta questa storia, ovvero Samsung vai sul sicuro quando vai a pagare la cifra che dice Samsung, ovvero sugli S3, gli S23, gli S23 Ultra, sul top, come voi sapete chi mi segue, anche sul per esempio, ecco, andiamo con Start. Andiamo a scegliere anche per esempio sui tablet. Ai primi 3-4 posti ci sono due o tre Samsung, non mi ricordo. Cioè, per cui non è che sono uno che va contro Samsung, assolutamente. Solo che so che Samsung, se volete un buon prodotto, lo devi pagare. Questo è quanto. Non farete mai l'affare con i Samsung, ecco, questo voglio dire. Purtroppo la tecnologia cinese è più a basso costo rispetto a questa coreana. Cioè, poi vi riporto sempre la solita. Ecco, saltiamo un attimo. Vi riporto sempre la solita mia esperienza a Milano, dove appunto, un attimo che metto la password mentre vi parlo di questa cosa, dove praticamente di fronte al Duomo ero stanco, sfinito, mi sono seduto un attimo, mezz'ora buona perché non ce la facevo più, sono stato fermo a guardare di fronte al Duomo un tabellone elettronico di Samsung sul Flip 4, enorme, e ho pensato, ma questi come fanno a fare una pubblicità del genere a Milano sul Duomo? Cioè, quanto costa una pubblicità così? Allora mi sono chiesto, ma questa pubblicità chi la paga? Ecco, allora chi paga la pubblicità di Samsung? Voi o noi utenti Samsung? Io non tanto, io mi piace provare, cioè apprezzo alcune cose di Samsung, però diciamo, ecco, a questo livello qua, medio e basso, non gli trovo dei prezzi competitivi, cioè i loro prodotti secondo me non sono di livello per competere con le altre marchi, con gli altri marchi. Scusate, sono un po' ingrippato, che sto pensando a un'altra cosa, che invece eccolo qua. Adesso questo è un sorpresone per chi è qua e sta vedendo questo video e che si è fidato di questa intro un po' stupida. Adesso andiamo a vedere insieme. Questo l'aspettavo invece da tempo e l'ho preso perché mi serviva un form factor di questa grandezza qui, una cassa Bluetooth che sia anche power bank di qualità. Questa cassa si chiama S30 di Samsung, sempre in collaborazione con AKG, come vedete, dicono anche Harman, che sarà quello di Harman e Kardon. Comunque AKG, per chi la conosce questa ditta, ci fanno anche
sulle automobili fanno alcune, e quindi dovrebbe essere di qualità come piace a me, però piccolo e di qualità. Vedete l'apertura qua magnetica? Voilà, mentre il telefono si carica, e guardate che bellezza questo prodottino, guardatelo, bellissimo. Qua, quello che, quando vi dico Samsung, ci fa pagare le cose che valgono. Cioè, se volete una cosa che vale, Samsung la fa che vale. Guardate che bello, guardate che figata. Allora, vediamo qua che c'è. Ci sarà tipo un caricabatterie, un cavo, immagino, per la ricarica. E questo andavo cercando. E se funziona bene, questo mi piace mo. Sì, questo è il cavetto. Vediamo che cosa c'è. Guardate che bello, vedi quando le cose le pagate perché ci sono delle componenti. Mi sono fissato con questi guanti. Adesso gli faccio fare un volo, mi ci dovrò abituare. Poi mi farete sapere se questo effetto o quanto vi piace. Vedete, questa è la custodia, carina, molto fatta bene, di livello. E qua c'è un librettino delle istruzioni, pur non essendoci, ai ai ai, non c'è il caricabatterie, manco qua. Samsungino, due prodotti, non mi metti il caricabatterie. Io, secondo te, come li devo ricaricare se non c'è un caricabatterie? Mannaggia i pesci verdi. Però bello, eh. Però bello, bello, bello. Andiamo ad accendere, perché questo mi ingrifa molto. Vedete la pelle qui sopra? Vediamo se è tutto scarico. No, speriamo di no, perché volevo sentire insieme a voi la prima impressione. Però mi sembra che sia tutto scarico. Vediamolo un po'. Sì, pare che non dà segnali di vita, quindi lo dovrò caricare. Comunque, bellissimo. Form factor, bello. Guardate, guardate che stupendosa. Guardate, è grande, poco meno, poco più stretto del cellulare, la stessa altezza del cellulare. Guarda che bello, guarda, guarda che bellezza, che bellezza. Lo proveremo durante appunto questa sorta di chiacchierata recensiva. A presto. Allora, andiamo subito a commentare questo smartphone. Vi faccio questa recensione veloce veloce, anche per uscire prima, ma a prescindere dall'uscire prima, cioè i miei parametri per confrontare se lo smartphone va bene o no. Questo smartphone lo definirei in linea generale uno smartphone comfort, nel senso che ha una punta sicuramente che è lo schermo. Quindi vi darà molta soddisfazione lo schermo. È uno schermo per la sua fascia di prezzo fino, diciamo, dai 300 ai 500 euro. Lui si va a porre con un voto di 8,5. Uno schermo da 8,5, davvero bello, davvero buono, davvero bello grande, nitido, preciso, alla Samsung, diciamo. Poi ha una batteria che tutto sommato, adesso ho fatto diverse scariche, quindi già ho la cognizione di quello che vi dico, già non mi sbaglio di sicuro, e poi voi mi direte se è così o no. La batteria, diciamo, è ottima, è una 5000 mAh che non consuma per niente, perché il processore, che non so che processore sia, va molto molto bene, perché il processore non si ingrippa mai. Adesso andiamo a vedere un attimo di scrolling di YouTube. Non si ingrippa mai, vediamo che vuole questo. I primi 5 minuti. Aspetta, vabbè, poi vediamo. Non si ingrippa mai, scorre come dico io, cioè nel senso che non va slittando come molti smartphone che camminano solo, sono veloci, ma il processore non ce la fa caricare le pagine, quindi voi durante lo scrolling non si vede nulla, va solo veloce. Qua invece lo scrolling, vedete, è molto giustamente veloce, è uno scrolling che mi piace molto, e quindi già vi fa capire che il processore gira bene, non scalda. Nonostante adesso ho fatto diverse scariche di app, di applicazioni, di aggiornamenti, eccetera, il processore non scalda, quindi punto a favore. Il peso e il form factor è molto leggero, però non è di quelli fastidiosi che mi infastidiscono a me, quelli vuoti. È un leggero, però che si tiene. Non voglio copiare il mitico Andrea Galeazzi, che tra l'altro è andato agli stabilimenti di Samsung in Corea. Non so se sia sud o nord, adesso c'è un attimo di. È andato in Corea e praticamente è il numero uno. Lui è il re di tutti i recensori. È un grandissimo. Purtroppo a me non mi risponde a nessun messaggio che gli lascio sotto ai commenti, che una volta gli ho detto che aveva sbagliato a comprare il Pixel
3A per suo figlio, perché era molto, aveva un SAR molto alto. Da allora non lo sono giocato, non mi ha più risposto. Proprio non mi considera, mi salta, è facile che risponda a tutti tranne che a me. E io gli ho detto una cosa semplice, perché l'avevo usato, perché ce l'ho avuto 6 mesi e aveva un problema di SAR. Gli ho detto: guarda, non glielo dare a un bambino, non gli dare questa cosa che gli dà molto SAR. Lui probabilmente non ci crede a questa cosa del SAR, che non ne parla mai. Va bene, che gli devo dire, però per me rimane comunque un grande. Volevo dire questa cosa qui. Adesso vi faccio vedere un attimo qualche video. L'audio è stereo, non è un grandissimo audio stereo, però è una, anche qua siamo in zona comfort, funziona bene. È difficile che mi piace un qualcosa di Samsung a questo livello, come avevo anticipato all'inizio. Però qua mi piace perché non gli si può dire nulla, è uscito un prodotto davvero che gira bene. Ovviamente i prezzi sono leggermente più alti di quelli cinesi, che possono essere Realme, Vivo, che sono anche di ottimo livello, però ragazzi, comunque certo, acquistate un Samsung, avete tutta un'altra, come dire, tutta un'altra garanzia. Vi iscrivete al, se già appunto siete utenti di member Samsung, mettete la password e via, loro sanno che c'è questo smartphone, loro ti tratteranno, ti seguiranno, per cui andiamo anche a pagare appunto il famoso marketing che vi dicevo all'inizio, è un qualcosa in più di garanzia. Quando compriamo uno smartphone del genere, lo compriamo proprio per questi motivi, proprio perché vogliamo andare un po' sicuri rispetto ai cinesacci, che io tra l'altro odio attualmente. Per cui non posso che, no, guardate che belle immagini, ma come si vedono veramente nitide e scandite. Mi è piaciuto molto lo schermo. Io non sono uno che dispensa parole in eccesso, vi dico quello che è, vi dico quello che è. Quindi vedete lo schermo. Adesso andiamo un attimo su Instagram, poi vi faccio sentire la bestia qua sotto, però che purtroppo sentite, ha una vitarella dentro che se ne è uscita da qualche parte. Mi spiace tantissimo, però questa cosa mi dà un fastidio, cane. Poi vi faccio sentire come si sente questo mostro, bellissimo, e probabilmente lo renderò per riprenderlo, perché mi piace troppo. Adesso ve lo faccio sentire. Non ho provato l'audio in capsula, l'audio, vi dico la verità come sta, non l'ho provato, sto provando solo a livello così, ma penso che non ci siano problemi assolutamente. I Samsung non danno questo tipo di problema. Andiamo a vedere Marocco un attimo prima di chiudere con YouTube. Vedete? Già ho potuto vedere le immagini prima. Adesso anzi ve lo collego al mostro assoluto qua. Accendiamo il mostro, vediamo se si ricollega a volo da solo. Vediamo, sì, guardatelo. E senti l'aria, senti l'aria, senti l'aria, questo come si sente? Che mostro che è. Me lo terrei quasi con la vitarella così, perché non, probabilmente è solo un rumore, ma che è ininfluente a livello di rendimento, perché il rendimento è la grande, spaziale, c'è un rendimento spaziale sto coso. Adesso ce l'andiamo a gustare, gustiamoci la bestia, KG. Mi piace troppo. Questo, ecco, questa è la tecnologia di cui vi parlo. Questa è una tecnologia di cui vi parlo, è molto, è la metà di peso, la metà di grandezza del mio mitico Anker, di Ankerino, che mi è durato 4-5 anni, che l'ho rotto io per disperazione, non si rompeva mai, se no gli ho rotto l'entrata per la ricarica. Ma questo è ancora, se vogliamo, ancora meglio, perché è miniaturizzato, non pesa nulla, è formato smartphone, lo metti dappertutto e c'è un audio che è pazzesco. È un qualcosa, e questa è la tecnologia che amo. Purtroppo sto rumoretto che mi fa dentro, ma no, Madonna, non lo so, mo vediamo se lo tengo meno. Sentite? Balla, balla una vitarella dentro che si è rotta. Andiamo adesso a vedere. Ah, vi volevo far vedere, sì, prima di uscire da YouTube. Andiamo un attimo, vi volevo far vedere cosa. Vedete lo scroll? Mi piace molto molto come vede la potenza. Si diceva una volta, la potenza è nulla senza controllo. Qua è controllata, è una potenza controllata che mi piace molto. Così deve scorrere uno smartphone, non deve andare di più, perché se no non serve, non serve. Allora dicevo, vi volevo far sentire marzo, appunto che siamo a marzo, della mitica Teresa Adesio. Vi faccio fare un tuffo negli anni 80, quando tutto era molto, come dire,
più. Era tutto più bello. Dobbiamo dire che era tutto più sereno, ecco, sereno, la parola non mi veniva. Ti faccio sentire la mitica Teresa con questo qui. Le mazze già cagne l'aria, se non può che chiare, non può che scurare, perché da non ma non paura, se a marzo tu non sta sicura, troppo buona così. non può cadere, non può La serenità, la semplicità degli anni 80. La blocco perché non vorrei che mi blocca il video. Avrebbe tutte le ragioni di, appunto, di prendere soldi per i suoi video perché è una grandissima. Andiamo quindi un attimo su. Allora, prima di Instagram mi faccio le due foto che faccio di solito in casa che servono per orientarmi io. E l'orientamento dice questo verdetto qua. Allora, il verdetto di questo orientamento, aspetta, vediamo dove mi ha messo le foto in galleria. Vi dice questa cosa qui, che le foto, adesso ho provato con tutte e tre le camere in modalità notte e modalità normale. Vedete, la solita foto che faccio io apre molto, però sfoca. A bassa luce, qua siamo veramente a bassa luce, infatti l'ho provata anche con modalità notte. Fotocamera è, diciamo, sufficiente. È una fotocamera sufficiente, di quelle fotocamere che fa anche Motorola 50-50-50, che alla fine fanno delle foto quasi sufficienti. Lui, diciamo che è un po' meglio di quei Motorola, dei G42, dei G71, che hanno tre fotocamere buttate là. Lui non ce l'ha buttate là. Fa delle foto sufficienti, più che sufficienti per Instagram, per i social. Chiaramente non troverete, diciamo, soddisfazione nelle foto in questo smartphone. Però ho provato il video invece in Full HD, Ultra Full HD, penso che sia un 1440, dovrebbe essere, non arriva appunto al 4K, dovrebbe essere un 2K, un qualcosa del genere. Ha una grande stabilizzazione, mi è piaciuto molto. E invece il video va bene, si vede molto bene. Io ho sempre dei parametri in casa, non vi preoccupate che sembra una cosa fatta veloce, ma vi dico, il video stabilizzato e si vede alla grande. Video promosso da 8 e mezzo, foto da 6. Ecco, però vi racchiudo nei voti, se no è inutile parlare se non diamo delle votazioni giuste. E andiamo a chiudere con Instagram, poi consideriamo il tutto. Andiamo un attimo a chiudere con Instagram. Vediamo un po'. Adesso ci sta mettendo un po' a caricare perché penso stia aggiornando. Vediamo un po' se ce la fa. Sta ancora in aggiornamento, non è colpa sua, prima mi ha funzionato scattantissimo. Vedete, adesso manco me la apre l'app. Adesso mi si incastra Instagram. Colpa mia, non è colpa sua. Vi volevo far vedere due cosine, ma adesso non ne vuole sapere di aprirmi Instagram. Non è un suo problema, sta aggiornando, vi ripeto. Va bene, facciamo una considerazione finale prima, poi vediamo se possiamo chiudere con Instagram. Quindi vi dicevo, smartphone in zona comfort perché mi aspettavo un giallo più carico da quello che fanno vedere sul sito e su Amazon, diciamo. Invece un giallo cedro, un po' spentarello, mi sarebbe piaciuto più un giallo forte limone, tipo estate. Invece un giallo cedro, comunque carino, comunque una forma giusta, pratico. Ecco, guarda, è uno smartphone comfort che chi se lo compra si trova bene, però ragazzi, non, ecco quello che vi voglio dire, funziona bene comunque, tutto sommato la batteria regge moltissimo, avete un grandissimo schermo, un audio quasi quasi ottimo, un form factor che ci sta, la ricarica non la so, il processore gira benissimo, che non è una cosa così scontata, che il processore a questo livello gira
Meglio del solito, ecco, posso dire che il processore mi ha stupito molto, gli darei un 8 e mezzo a questo processore, che non so che processore è, non ve lo posso dire, ve lo diranno altri, ma è un processore da 8 e mezzo rapportato al prezzo che costa. Va molto molto bene il processore e va molto molto bene lo schermo e mi è piaciuto a livello comunque batteria, ci sta, a livello audio ci sta. A livello video e stabilizzazione video alla grande, a livello foto è il suo punto debole, è un 6 a livello foto. Ecco, ve lo racchiudo così questo smartphone, quindi fate tra le tre vostre conclusioni, pensate al fatto che non c'è il caricabatterie, c'è il cavo, ma diciamo meglio degli altri che ho provato di Samsung. Per esempio, vi faccio un breve excursus: l'A52S, che è stato il più venduto, io avevo fatto a suo tempo diciamo, la mia recensione a modo mio, avevo detto che purtroppo l'A52S non aveva nulla, cioè funzionava tutto sufficientemente, ecco, era tutto un 6, ecco, se gli avessi dovuto dare voti erano tutti 6, 6, 6, 6, uno smartphone da 6, però io non ho capito il grande successo che ha avuto, perché non era uno smartphone che ti dava quel qualcosa in più. Qua troviamo invece quel qualcosa in più nello schermo, sicuramente molto superiore alla 52S, e troviamo qualcosa in più anche, ecco, forse sicuramente nella batteria, che ormai è 5000 mAh, molto leggera, quindi hanno guadagnato sulla leggerezza, hanno tutti imparato a fare batterie leggere dentro a smartphone comunque più grandi di grandezza, però più leggeri, quindi sfruttano la batteria in ampiezza, probabilmente l'hanno imparato tutti, quindi sotto questo aspetto si è andato a guadagnare e basta, non mi sento di aggiungere altro. E ci avete qua comunque una video stabilizzazione alla grande e dei video girati alla grande, se vi serve per girare dei video, qua trovate a buon prezzo un'ottima soluzione. Ripeto, solo le foto non mi sono piaciute. Poi chiaramente vi deve piacere tutto il mondo Samsung, che a me non mi piace, non essendo utente di smartphone Samsung, ma nei tablet invece mi trovo sempre piuttosto bene, come chi mi ha visto lo sa. Quindi chiuderei, vediamo se ci fanno vedere Instagram, se no ciao, vi saluto. E Instagram non ne vuole sapere di partire. Ragazzi, è colpa mia, purtroppo lo sto facendo a volo, questo sta scaricando. Nonostante però scarichi, il processore qua è stato fatto un grandissimo salto di qualità rispetto alla 52S, probabilmente alla 53 che non ho provato. Qua abbiamo un grande, grande processore, mi è piaciuto tanto per questo prezzo, quindi vale i soldi che costa, 300, non mi ricordo, 350, qualcosa del genere, 399, 350, per me sì. Quindi chiudo tutta questa chiacchierata dicendo: è un buono smartphone, lo sblocco col dito non è eccezionale, diciamo da 8, da 7, dai, diciamo, non è eccezionalissimo, però non mi sono registrato il volto, probabilmente il Simbiosi andrebbe meglio. Quindi ve lo consiglio, sì. Ci vediamo la prossima, lui ve lo consiglio, la stragrande, però qua il mio c'ha un problemino di casino dentro che mi fa casino, però prodotto eccezionale. Ciao ragazzi!